Innanzitutto possiamo dire che l'economia sociale è un settore molto significativo, sia dal punto di vista produttivo che dal punto di vista occupazionale in Europa, ma non ha altrettanto peso nella visibilità e nella conoscenza. È l'insieme di tutte quelle realtà, fondazioni, cooperative, banche e soggetti diversi, le mutuelle, che nei diversi paesi, stati membri dell'Unione, possono assumere forme diverse, ma sono accomunate da questo principio. Un modo diverso di produrre rispetto all'impresa tradizionale che tiene conto non solo del profitto, ma della persona, che tiene conto della responsabilità e della solidarietà. Quindi si tratta di molte realtà produttive che danno 11 milioni di occupati circa in Europa. E sono realtà di impresa, imprese sociali, eccetera, che hanno resistito molto di più delle imprese tradizionali alla crisi che stiamo tutti attraversando. Quindi hanno avuto una maggiore capacità di resistenza perché più radicate sul territorio e meno coinvolte nella disinvolta finanza che appunto ha rischiato di mandare a catafascio l'intero sistema economico in America e anche in Europa. Cosa chiediamo con questo rapporto che per ora ha votato la Commissione Affari Sociali e la Commissione Economica che andrà in Parlamento a marzo? Chiediamo che la Commissione Europea accenda un faro di attenzione, che faccia le necessarie normative giuridiche per dare un profilo giuridico certo a tutti questi soggetti, che promuova studi per vedere nella contabilità nazionale dei vari paesi quant'è il peso realmente economico di questo settore, noi siamo convinti che ancora di più di quanto oggi si conosca, e infine che possa fare programmi per aiutare davvero in modo concreto, con i programmi, i progetti della Commissione, aiutare davvero lo sviluppo ulteriore di questo settore che tanto fa per i servizi sociali e per l'occupazione in Europa.